Si ammorbidiscono i toni nella maggioranza di governo e la Premier Conte presenta il piano per il Sud da oltre 100 miliardi. Questi i temi che ritroviamo sulle prime pagine dei quotidiani domani in edicola. A commentarli con noi in studio questa sera Giacomo Galeazzi della Stampa. Buonasera, bentornato. Grazie, buonasera. Siamo in attesa di collegarci con Milano dove c'è Andrea Fioravanti dell'inchiesta.it, ma intanto andiamo come sempre al touchscreen per vedere i primi titoli, quelli che ci sono arrivati fino a questo momento. Il mattino di Puglia e Basilicata, ovviamente sul piano per il sud, dalla Calabria alla sfida lanciata da Conte, entro il 2021 un piano di interventi infrastrutturali da 33 miliardi, altri 123 miliardi entro il 2027 per scuola, giovani, Green New Deal e innovazione. Basta con l'Italia a due velocità, 10 anni per rivoltare il Sud il titolo e poi tra Renzi e il Premier nel governo si continua con il gioco del Cerino.